Ma io credo questo, mettiamola in questi termini. Come imprenditore, io devo dire, sono un po' stufo di continuare a sentirmi dire quello che chiede l'Europa. Cioè, io vorrei che i nostri governanti cominciassero a darci quantomeno la sensazione che ragionino con la testa propria. Cioè, io vorrei cominciare a sentire un politico che mi dice si fa così Cosa dico noi, perché cosa ritengo diciamo che noi questa all'Europa? sia la strada. Non perché qualcuno me l'ha detto, cioè c'è un po' uno scarico di responsabilità su questo. Insomma, forse bisogna. Mi ritrovo con quello che diceva prima Napolitano nel suo libro, cioè insomma, cominciamo a avere gente che ridisegna un paese. Noi oggi abbiamo un paese che è da ricostruire. È da ricostruire poi non solo in termini fisici, ma anche in termini morali. Si parla molto di infrastrutture, di che le infrastrutture servono per superare la crisi, credo che su questo più o meno siamo tutti d'accordo, però si dice non ci sono i soldi, va bene, ne prendiamo atto. Ma mi chiedo, in un momento di così grande difficoltà, è poi giusto applicare in modo così rigorosi i vincoli di Maastricht? Cioè, non può forse valer la Oppure pena i per le vincoli del banche patto di anticipare stabilità? Ma Basilea 3 piuttosto esatto, che. cioè, voglio dire, in un momento di difficoltà forse bisogna anche vedere le cose in modo un po' diverso. Il rigore va bene, è giusto mettere i conti in ordine, però insomma se mettiamo solo i conti in ordine e basta, il paese è morto ora che arriviamo poi a avere il bilancio a posto. Quindi ci vuole un po' di tutte e due.